rapida checklist. Allora, la moto c'è, cannone bavarese, ovvero sia S1000RR, la mia moto in prova di durata per questo 2020. Furgone tutto in ordine, liscio come l'olio. Certo, ci sarà da fare gasolio, ma per andare dove stiamo andando almeno una tappa è obbligatoria. Poi borsone con tutto l'abbigliamento tecnico, tuta, guanti, un secondo paio di guanti che non si sa mai, stivali, casco, airbag, c'è tutto. Ma ho come la sensazione di aver scordato qualcosa di anche di importante. Ah, Angelo, dobbiamo recuperare il responsabile commerciale più veloce del mondo, il Chiquito, straight from Colombia. Andiamo. Ciao Pino. Allora, com'è? Siamo pronti o no? Sei per lì a cazzeggiare, dai, tira fuori il borsone, andiamo. Sì, ma non devi recitare, cioè devi caricare il borsone. Dunque Angelo, allora eccoci qua, bello mascherinato, anti-covid. La distanza c'è? No, figa, adesso muoio, sapevo. E quindi io ho già detto che stiamo andando a Misano, ma cosa stiamo andando a fare a Misano? Andiamo alla prima tappa del Dunlop Day. Quindi abbiamo già la BMW con su delle Sport Smart TT montate, là ci aspettano, da quello che so, almeno una Yamaha R1, forse delle altre moto da provare con altre gomme della gamma Dunlop. E insomma, ci aspettano ancora 250 km circa di strada, ma pian pianino arriviamo. Allora Angelo, cosa ne pensiamo di queste nuvolette e questo odore di bagnato che proviene dall'esterno? Nuvoloso, dai. Nuvoloso. Si gira col fresco. Se fa fresco e non piove, tanto meglio. Crociamo le dita. Non deve piovere. Ma niente, scusa, torno avanti. Tutto bene, collega? Oh, insomma, quanto manca, Angelo? Poco! Poco quanto? 2 ore. Come 2 ore? No, prima dicevi che c'è quel monte là, quello a forma di... di vertebra di moffetta. Vabbè, quindi mezz'oretta siamo arrivati, poi dobbiamo andare a cena. Dai che siamo arrivati. Allora, la parcheggio... Oh! È parcheggio! Sto manovrando! Vabbè, ho capito. No! La punta! Poi mi deconcentri! Ho capito. 200 manovre per niente! Ma vuoi che te la parcheggio io? Ciao! Sei in televisione! No, scusa. È vero! Glielo appoggio? No, me l'hai appoggiato! Il borsone! No. Scusa, è il lettino per il bambino? Accendi la luce. Abbiamo portato. C'è qualcosa che se non c'era, me la può provare. C'è qualcosa che mi devi dire, Angelo? Non è il borsone. Angelo, oh. Com'è la vista? Mare, molto mare. Buongiorno Angelo! Hola. Allora? Siamo pronti? Come siamo messi? Siamo pronti, siamo qua in mezzo a Misano. Io non è che sono prontissimo, devo dire. Io volevo fare il vlog a colazione, come quelli veri, no? Che ti fanno vedere cosa mangiano a colazione, a colazione dei campioni, la sveglia, gli esercizi, il risveglio muscolare. E invece no. Non ho dormito un cazzo. Da 1:30 del mattino mi sono sveglio, mi sono girato nel letto facendo la cotoletta. Lui è stato bravo, ha russato tra le 4 e le 5 meno un quarto, quindi onesto. Tu pensa a fare le rotonde e non contromano, dai. Andiamo in pista, va, andiamo. Buongiorno. Ciao. Buongiorno.
testa. Col gomito. Ma falli lavorare. Ben arrivati, ragazzi. Grazie. Allora? Tutti con le mascherine. È per torniamo forza. Alla normalità. Buongiorno. Però l'unico gomito che posso toccare. Dobbiamo provare quante gomme? 213 GP Pro nelle nuove mescole posteriori, KR nuovo 200/70 e 125/80. Tutto su R1 R1M sull'asfalto nuovo di Misano, quindi un asfalto con molto grip. Sarà da divertirsi, Lorenzo. Visto che avete messo, approntato un box mica da ridere. Adesso le moto mancano, ma c'è tutto il materiale giusto per passare una bella giornata. Giornata piena, tanti appassionati, tanta voglia di ritornare in pista dopo un periodo brutto e complicato per tutti, ma quando abbiamo presentato questa giornata siamo contenti perché l'abbiamo riempita in neanche due giorni. Vabbè, c'era tantissima voglia di tornare. tanta voglia da parte dei motociclisti e da parte nostra, che diciamo facciamo tanti sforzi per stare sempre più vicini alla community dei nostri dei nostri piloti, dei nostri appassionati. Tu mi avevi anticipato di una nuova misura per le KR Slick, giusto? Sì, 200/70 è una gomma che abbiamo usato a livello sperimentale l'anno scorso nel National Trophy con buoni risultati. Stiamo andando nell'ottica della semplificazione in termini di mescole, proprio per andare incontro alle esigenze degli amatori. Esatto. Dall'amatore al pilota. Corretto. Poi con Misano riasfaltata è veramente una favola. Ma voi che differenze a livello tecnico col nuovo asfalto cosa avete? Allora, il nuovo asfalto è stato steso pochi mesi fa, quindi è ancora molto ruvido, quindi dobbiamo aspettare, diciamo così, si sta aspettando che si gommi pian piano, un processo solitamente a seconda di quante giornate ci mette circa un mese e mezzo, però i nostri prodotti che hanno doti endurance, abbiamo un grande know-how sulle mescole e vediamo che i nostri prodotti funzionano particolarmente bene, quindi non sono prodotti da tirare via dopo due turni, per capirci. Perfetto. Allora direi che io mi vado a cambiare e vedo di entrare in pista il prima possibile. Ma tu che hai 57 telefoni, rispondere a uno? Scusa, stavo facendo... No, chiedo. Allora Angelo, com'è andata? Allora posso dire che non vedevo l'ora, perché tornare in pista con una giornata del genere a Misano, asfalto nuovo. Abbiamo avuto veramente tanto da fare, io ho portato l'S1000RR e oltre a girare con quella, con sulle Dunlop Sport Smart TT, ho anche girato con le R1 messe a disposizione dall'organizzazione dei Dunlop Days, con montate da provare le KR Slick nelle nuove misure 125/80 all'anteriore, quindi un gommone praticamente da carriola, al posteriore altrettanto strana ma che va appunto ad accoppiarsi all'anteriore, un 200/70, quindi con una spalla ciccionissima, veramente tanta spalla da sfruttare, da schiacciare a terra per trovare il massimo grip, e inoltre le Dunlop 213 GP Pro, in questo caso intagliate in mescola. Partirei proprio dalle Sport Smart TT e dalla BMW S1000RR perché sono forse la cosa che mi ha sorpreso di più, perché sì, mi aspettavo grip abbadilate
dalle gomme in mescole, dalle slick, ma al posteriore, il grip del posteriore delle Sport Smart TT mi ha davvero sorpreso. Sono delle gomme che Dunlop commercializza come 50 strada e 50% pista, ma nell'ambito di questa categoria il grip al posteriore mi è sembrato davvero davvero di alto livello. Tu puoi confermare, immagino. Io confermo, anche una Valtreno che dava tanta confidenza. Insomma, le Sport Smart TT sono davvero una gran scelta per chi la moto se la gode su strada, ma si vuole divertire più di un paio di volte all'anno in pista. Passiamo poi, anche se il salto è nettissimo, alle KR Slick. Parto da loro perché di fatto sono quelle che mi sono state proposte per prima. Io sono arrivato, fermo da pista da 7 mesi, e niente, hanno detto: guarda, per te, per il primo turno ci sarebbe un R1M con delle bellissime KR Slick 125x80 e 270. Me coglioni, gli ho risposto. Però ovviamente non mi sono tirato indietro. È stato un po' uno shock, anche perché la pista di Misano poi è sempre molto tecnica. Entrare così a freddo con delle gomme così particolari, così performanti, così che necessitano di andare veramente forte per essere fatte lavorare come sanno. Diciamo che sulle prime ho avuto qualche tentennamento, ho avuto bisogno di qualche giro per ritrovarmi. Ma poi tra la seconda metà il primo turno e poi il secondo turno, sempre su R1M con le KR Slick, ho iniziato ad apprezzarne le doti di aderenza e di confidenza che sono smisurate. Però vengono fuori le loro, alcune loro peculiarità, in particolare dell'anteriore così ciccioso, e dà una sensazione di aderenza sterminata. Bisogna un po' capirlo per sfruttarlo, perché dopo la prima parte della discesa in piega, come dire, vi chiede di violentarlo, vi chiede di fare il pilota, no? Di, come dire, potremmo dire, di mettere gli attributi sul serbatoio e di buttare la moto dentro senza preoccuparvi di mancanze di grip o bazzecole del genere, perché non c'è proprio storia. Gomme da gente che ci dà veramente tanto il gas. Infinite, potete usarle anche se siete amatori, un po' meno veloci, ma probabilmente per voi sono meglio altri prodotti, altre gomme, anche della stessa Dunlop, come le intagliate in mescola che abbiamo provato, le 213, anche loro mi sono piaciute tantissimo. Per uno smanettone della domenica sono sicuramente più immediate nel feeling. Il feeling è più, potremmo dire, simile a quello di una gomma normale. D'altronde le misure erano convenzionali, con l'anteriore da 120-70, quindi sulle prime più facili da sfruttare. Un anteriore che, anche se ha più grip, lo potrei paragonare più a quello delle Sport Smart TT, più facile da interpretare, che dà tanta confidenza subito sin dall'inizio, ovviamente entrando con le gomme calde di termocoperte. E se devo fare un parallelismo con le stranezze e con le caratteristiche delle KR Slick, una delle differenze più nette che ho notato è la capacità di portare la frenata fin dentro la curva. Con le KR Slick, anche ad angoli di piega veramente accentuati, sembrava ancora di frenare a moto dritta. Con le 213 questo non è possibile a questi livelli. Ovviamente si entra tranquillamente con i freni molto tirati fin dentro la curva, ma passando proprio nell'arco di, da un turno all'altro, dalle KR alle 213, si sente proprio questa differenza da una gomma, potremmo dire quasi da mondiale, passatemi il termine, a una gomma ultra performante, ma per tutti. Quindi, a conti fatti, anche per me, probabilmente sulla mia moto da pista, sceglierei le 213 GP Pro, perché come tutte le gomme intagliate sono più immediate da utilizzare, e perché con le misure standard, diciamo, questa immediatezza è ancora più accentuata rispetto a un prodotto come le KR, con prestazioni che per essere sfruttate hanno bisogno della manetta di quelli veri, di quelli che il cavo del gas lo strappa. Tornando a bomba, sulla moto su cui erano montate le Sport Smart TT, ovvero sia quella che vedete qui dietro, ovvero sia la mia moto in prova di durata, perché cazzo sta facendo questo qui, sta cercando di schiantarsi così deliberatamente? Signorina,
Io comprendo che lei deve uscire tra 500 metri, ma la soluzione, se ha un camion di fianco, non è piantarsi a 60 all'ora in corsia centrale. Ma sta dormendo? Ma è morta? Non lo so. Respira? Io voglio parlare un attimo della moto che le monta, ovvero sia la BMW S1000RR che è qui alle mie spalle, e che è la mia moto in prova di durata per quest'anno, che Angelo ha guidato per 4 turni. Devo dire che l'S1000RR, se su strada è fantastica, in pista è ancora di più, è una bomba, è esplosiva. Il centro di tutto, per come la vedo io, è il motore. Quel 4 in linea, fasatura variabile, praticamente vi rende più facile qualsiasi cosa, perché potete uscire dalle curve come dei proiettili di cannone anche con una marcia in più, e questo ti dà molta più semplicità nel far uscire i tempi, perché, come dire, ti toglie d'impaccio, ti toglie la difficoltà di essere preciso, pulito e impeccabile nelle uscite di curva. Ma basta che ribalti il gas come una scimmia ubriaca e lei parte a cannone e svernicia più o meno chiunque altro. Picchia veramente con un peso massimo di box già ai medi, già a 7-8 mila giri hai una quantità di spinta sovrabbondante. E l'altra cosa è la sensazione di controllo data da una posizione di guida che io trovo perfetta, almeno per me. Se mi manubri larghi e piatti, la sella relativamente bassa, che quindi ti fa sentire a tuo agio da subito, è molto più veloce del vecchio modello, non ha perso quella sua caratteristica di tirare fuori il meglio da qualsiasi smanettone, amatore o pilota. Bene, dal primo Dallo Day 2020 è veramente tutto. Ci siamo divertiti come dei pazzi, ma soprattutto abbiamo goduto tantissimo a tornare in pista dopo il lockdown, primo evento in pista di quest'anno. A questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video qui sul canale YouTube di Superbike Italia, e come fanno quelli veri, o almeno così l'ho visto in giro, vi invito a cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche per quando pubblichiamo un nuovo video. Ciao smanettoni e alla prossima. Ciao ciao.